Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi nel video numero 16 parleremo della funzione se nidificata. Allora, questo tutorial diciamo che fa parte dell'ultima sezione delle funzioni logiche e questa è la terza ed ultima parte. Allora, nei video precedenti, nel video numero 14 e numero 15, abbiamo visto sempre la funzione logica se, la funzione logica e, come Empoli, la funzione O come Otranto, che alla fine diciamo, dalla formula ci restituivano sempre i due risultati, o vero o falso, ok? Ma nel momento in cui ho bisogno di un terzo risultato, o di un quarto, o un quinto risultato, ecco che ci viene d'aiuto la formula con la funzione se nidificata. E mi spiego meglio. Supponiamo che qui ho bisogno di sapere se ho un utile, o una perdita, o un pareggio, ho bisogno di tre risultati. Ok, per cui ho bisogno di un'etichetta che vi faccio vedere come si fa. Se io faccio se, faccio invio, se questo è maggiore di questo, faccio punto e virgola, abbiamo una perdita. Ok, lo scrivo tra virgolette perché è una stringa di testo, altrimenti, no, scusate, è un utile. Allora, se questo è maggiore di questo, chiaramente, ovviamente, è un utile. Ok? Ma se questo è falso, è una perdita. Perdita. Tra virgolette, chiusa la parentesi, invio. Vedete che se 500 è maggiore di 400, mi dà 100 euro, che è un utile. Ma se questo qua dovesse essere 600 euro, sarebbe una perdita. Il problema è il terzo risultato. Se diciamo 500 di ricavi e 500 di spese, scusate, io dovrei avere un pareggio, però vedete che mi dà una perdita perché io non ho inserito una funzione correttamente, non ho inserito una terza opzione, cioè pareggio. Per fare questo ci entra d'aiuto la funzione se nidificata, che vuol dire una funzione se all'interno di un'altra funzione se. Vi faccio vedere come. Se io faccio se, prima di fare questo cambiamo qua la cifra, ecco qua, 400. Se io faccio se, aperta parentesi, questo numero è maggiore di questo numero, facciamo punto e virgola, se è vero, ovviamente è un utile, per cui scriviamo qui utile, chiuse le virgolette. Se è falso, io ho ancora due risultati, cioè il primo risultato era l'utile, il secondo risultato è pareggio e il terzo risultato è una perdita. Per cui in questo caso qua devo fare un'altra volta se, schiaccio tab per far ripartire diciamo, la funzione. Vedete che c'è la parentesi verde, vuol dire che è all'interno della parentesi nera. Ricordiamoci poi che dobbiamo chiudere la parentesi, sia verde che nera. Ok, il testo è: se questo è uguale a questo numero, in questo caso qua, punto e virgola, se è vero, avremo un pareggio, ecco qua, perché se è uguale, ovviamente è un pareggio, punto e virgola, se è falso, per esclusione, avremo una perdita, ecco qua. Chiudiamo la parentesi verde, che è la prima parentesi, chiudiamo la parentesi nera, in questo caso qua schiaccio CTRL invio, vedete cosa è successo? Utile 100 euro, se io faccio 600 euro di costi avremo una perdita e c'è l'etichetta perdita, se avremo 500 euro di ricavi e 5 euro di spese avremo la terza etichetta che sarà pareggio, vedete? Per cui la funzione se all'interno di un'altra funzione se, la funzione se nidificata, mi restituisce, diciamo, un altro testo. Abbiamo visto che abbiamo avuto tre testi e quando abbiamo tre testi abbiamo due se. Se avessimo avuto cinque testi avremmo avuto quattro se. Se avessimo avuto 64 testi avremmo avuto 63 volte se. Questo è importante, eh? Adesso nell'esempio successivo andiamo a vedere sempre che io voglio che la
la funzione 6 mi restituisca 3 testi e non 2, per cui devo fare e due volte se, un se modificato all'interno di un altro se. Allora, qui abbiamo degli studenti, dei dipendenti, scusate, che hanno avuto uno stipendio, questi qua sono i loro stipendi, e qui in questa qua devo inserire una formula che mi restituisce quanto è la loro detrazione fiscale. Qui abbiamo un range minore di 25.000 euro, abbiamo 2,5%, tra i 25.000 e i 40.000 abbiamo il 5% di percentuale, e oltre i 40.000 euro abbiamo la detrazione del 7,5%. Come facciamo? Semplicissimo, uguale se. Allora, il testo qua mi suggerisco lo screen tip è se questo numero qui è minore o uguale di 25.000 euro, ecco qua, in caso che è vero mi restituisce 2,5, schiaccio F4 per dare un riferimento di cella assoluto. Se è falso, dobbiamo fare il significato, schiaccio se. Schiaccio tab, mi ha aperto la parentesi verde che è all'interno della parentesi nera. Questa è una cosa importante. Ecco qua, l'altro testo mi dice praticamente se questo testo, se questo qua è minore o uguale di 40.000, scriviamo 40.000 euro, ecco qua, lo scriviamo in cifre direttamente all'interno, punto e virgola, se è vero mi restituisce il 5%, facciamo F4 per dare un riferimento di cella assoluto, punto e virgola. Se è falso, qui andiamo in esclusione, mi rimane solamente al di sopra di 40.000, per cui 7,5. Schiaccio 7,5, do F4. Chiudo la prima parentesi, chiudo la seconda parentesi. Ecco una cosa importante prima di schiacciare invio, notate che io ho dato sempre una certa sequenza, prima 25, prima 40.000 e poi 70.000. 70.000 che chiaramente non ho scritto, questo per farvi capire che bisogna sempre dare sempre un certo ordine delle cifre all'interno di questa formula qua. Una sorta di ordinamento dal numero più piccolo al numero più grande o viceversa, dal numero più grande al numero più piccolo. Questo è importante, altrimenti le formule non vi tornano. Facciamo CTRL invio, facciamo doppio clic per trascinare la formula fino in basso, facciamo un test, qui abbiamo i riferimenti sono giusti, vedete i vari colori, vediamo se è 65.000 è 7,5, infatti è 7,5. Se qua avessi scritto 41.000, 1, 2, 3, vediamo cosa veniva fuori, esatto. Se schiaccio 39.000, ecco qua l'aliquota è dello 0,50, infatti è 0,50. Se avessi scritto 24.999, vediamo 0,25. La formula funziona correttamente. A questo punto qui abbiamo il nostro valore percentuale, in questo caso qua dobbiamo dare quant'è l'effettivo detrazione. Allora io seleziono tutto quanto, qui nella cella attiva schiaccio F2, faccio per questo numero qui, faccio CTRL invio e questo qua è l'effettivo detrazione fiscale. Ok? Oppure potevo fare anche diversamente, facciamo F2, anziché aver scritto per questa cifra qua avrei potuto fare anche il contrario. Faccio questa cifra qua per il resto della formula, CTRL invio e mi restituisce lo stesso risultato. Ok? Ok, nell'esempio successivo andiamo a vedere, ecco qua, stringiamoci un pochettino che siamo troppo larghi, ecco qua. L'esempio numero 3, 4 risposte e 3 se. Cosa vuol dire? Che io praticamente devo dare dei giudizi. Allora, questi qua, vediamo un attimino di cosa si tratta. Questi qua sono gli studenti che qui hanno i punti che hanno preso durante il loro anno scolastico e qui il professore deve dare un giudizio scritto. Il professore andrà a inserire una formula dove inserirà con le celle di input, saprà che sotto diciamo 59 è insufficiente, e tra 60 e 75 sarà sufficiente, tra 75 e 90 sarà buono, tra i 90 e 100 sarà ottimo, ok? Qui dobbiamo inserire una formula che mi dice appunto il giudizio. È abbastanza semplice, facciamo uguale se, facciamo partire la formula. Abbiamo detto che abbiamo 4 livelli di giudizio, per cui dobbiamo fare 3 volte se e 2 volte se nidificate, ok? Per cui abbiamo questo numero qua che è il punteggio, che fa diciamo che appartiene al testo logico, e se è minore o uguale di 59, ok, do un riferimento di cella assoluto schiacciando l'F4,
punto e virgola, se è vero mi restituisce, schiaccio qua, insufficiente, ok? Schiaccio F4. Se invece è falso, dopo il punto e virgola, andiamo a scrivere un'altra volta se, che è il se nidificato. Schiaccio tab per far partire. Se questo numero qua, che è il punteggio che hai ricevuto, è minore o uguale di 75, facciamo F4 per bloccare, così quando copio la formula mi rimane come riferimento di cella assoluto. Faccio punto e virgola, se è vero mi restituisce sufficiente, anche qui schiaccio F4. Se invece è falso, vedete che ho ancora due livelli di giudizio, devo fare un'altra funzione se. Allora faccio se, faccio tab, scrivo il testo, se questo numero qua lo lasciamo relativo è minore o uguale di 90, facciamo F4. Se in quel caso là facciamo punto e virgola, se è vero scriviamo buono, F4, punto e virgola, se invece è falso, passiamo all'ultimo argomento, se invece è falso scriviamo ottimo, eh? Senza scrivere ancora una volta la formula se, perché andando ad esclusione non ci sono più argomenti, l'ultimo argomento è ottimo, ok? Schiacciamo F4. Adesso chiudo la parentesi, chiudo la parentesi, chiudo la parentesi. Ho chiuso tre volte la parentesi, ricordatevi che la parentesi nera è sempre l'ultima. Ricordate un'altra cosa importante, ho dato sempre un ordine, diciamo, a quello che potrebbe essere la sequenza. Non ho mischiato gli ordini, altrimenti non mi sarebbe venuto. Insufficiente, sufficiente, buono e ottimo. Questo qua è un ordine decrescente. Schiaccio CTRL invio, faccio doppio clic. Lasciate perdere la formattazione condizionale, i vari colori, ne parleremo in un altro video. Però se voi vedete, facciamo una prova, 59 è insufficiente, se scrivo 60, vedete che è sufficiente, è andata nell'altra fascia. Se io dovessi scrivere 74 rimane sempre sufficiente, se scrivo 76 diventa buono, ok? Se io dovessi scrivere 90, ecco qua, 90 mi diventa buono, faccio 91. Diventa ottimo, infatti 91 è tra la fascia da 90 a 100, per cui 91. La formula funziona correttamente. Questa funzione se ultimamente nella versione di Microsoft Excel 2007 è stata sostituita da una funzione cerca verticale, cioè esiste ancora, però in alcuni casi viene sostituita dalla funzione cerca verticale, ok? Allora vediamo come fare la stessa operazione che abbiamo fatto prima con un'altra funzione che è cerca verticale. Abbiamo praticamente la stessa tabella che è esattamente quella che c'era prima, con i stessi livelli di giudizio, i quattro livelli di giudizio. In questo caso qua si usa il cerca verticale, abbiamo detto, ecco qua, facciamo partire la formula, schiaccio tab, e qua lo screen trip che mi dice qual è il valore, e questo qui, punto e virgola. Il secondo argomento è la matrice tabella. Quale sarebbe? La matrice tabella e sarebbero questi due qua. Cioè, in base al voto e al numero, io avrò un giudizio. Schiacciamo F4 per bloccare, diciamo, tutta la tabella. Faccio punto e virgola per passare al terzo argomento, che è l'indice. L'indice è praticamente la seconda colonna. Perché cerca verticale, ricordate che mi cerca verticalmente dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, ok? Dall'alto verso il basso, sinistra verso destra. A destra deve andare a vedere nella seconda colonna, per cui secondo indice. Schiacciamo 2, facciamo punto e virgola. Ecco, qui mi chiede corrispondenza approssimativa o corrispondenza esatta? Io escluderei corrispondenza esatta perché qui non si tratta di nomi, ma si tratta di numeri, ok? Per cui numeri che vanno da questo numero a questo numero piuttosto che da questo numero a questo numero. Per cui schiacciamo o clicchiamo vero o scriviamo 1, che è la stessa cosa. Chiudo la parentesi, schiaccio CTRL ENTER, faccio doppio clic. Vedete che c'è qualcosa che non mi quadra. Effettivamente è completamente sbagliato. Addirittura qui ho due errori ND, che vuol dire non disponibile. Vediamo la formula. I riferimenti sono giusti, i riferimenti sono giusti. C'è qualcosa che non funziona. Allora, in questo caso qua riprendiamo la formula. Cancelliamo un attimino qua gli ultimi due. Ok, indice, abbiamo detto che è il numero 2 ed è esatto, punto e virgola. Ecco qua all'intervallo dobbiamo stare attenti a una cosa. Vedete qui abbiamo due tipi di intervallo, o corrispondenza esatta, infatti qua c'è il suggerimento che mi dice consente di trovare solo una corrispondenza esatta, ma come abbiamo detto prima noi abbiamo bisogno di una corrispondenza
diciamo approssimativa perché è un range, è un intervallo tra diversi numeri, per cui la corrispondenza è approssimativa. Però se noi leggiamo qua, quando facciamo la corrispondenza approssimativa, i valori nella prima colonna, cioè questi valori qua, devono essere ordinati in ordine crescente, ma questi sono in ordine crescente. Sì, ma in ordine crescente con il numero più minore, diciamo che è sempre, in questo caso qua, deve essere lo 0. Ok? Allora scriviamo qua 1 perché abbiamo detto che questo qua è giusto, invio. Ecco, in questo caso qua, oh, scusate. In questo caso qua il problema non era la formula, ma erano come avevamo disposto i numeri, perché fino a 59 scriviamo 0, tra 60 e 75 scriviamo 59, tra 75 e 90 scriviamo 75 e non 90, tra 90 e 100 scriviamo 90 e non 100, ok? Questo perché in cerchia verticale, quando andiamo a inserire l'intervallo, cioè questo qua, in questo caso qua 1, l'intervallo approssimativo, mi dà un'approssimazione sì, però deve partire sempre con numero più basso. Prima avevamo inserito che il numero più basso era il 59, perché avevamo fatto con la formula se il 59 era, potevamo inserire minore o uguale a 59, però con l'incerchia verticale non abbiamo questa opzione qua, per cui dobbiamo sempre scrivere il numero più basso e dobbiamo metterlo in ordine decrescente. Il numero più basso è 0 e in ordine, scusate, in ordine crescente abbiamo fino all'ultimo numero che è 90. Ok? Questa era l'ultima parte del video. Iscrivetevi al mio canale cliccando qua sotto. Così sarete aggiornati quando pubblicherò nuovi video, oppure seguitemi su Facebook, troverete il link qua sotto nelle descrizioni. Ragazzi, grazie a tutti e alla prossima.